Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Li causa. Stava scappando dalle domande, professoressa Fornero? Beh, non lo so. Direi che di nuovo il tema mi sembra un tema di assenza di educazione. E in questo caso l'assenza di educazione riguarda il compagno della Premier, e cioè il fatto che non ha ancora, diciamo, contezza di come si parla delle donne. E quindi ha evidentemente una riserva mentale per cui se una donna viene aggredita, in fondo è colpa sua, perché si è messa in una situazione, magari perché va vestita in maniera un po' discinta, magari perché è truccata, magari perché ha bevuto un bicchiere che non avrebbe dovuto bere, ma chissà perché ai maschi mai si rimprovera che bevono. E allora evidentemente nel substrato culturale del compagno di Giorgia Meloni esiste questa visione della donna. E posso dirle una cosa? È molto diffusa nel paese, perché questo è un paese ancora di persone che hanno una considerazione delle donne di questo tipo. Un po' sono proprietà di qualcuno o tutelate da qualcuno, bisognose di protezione speciale, non persone autonome sullo stesso piano degli uomini. Questa visione nel nostro paese è molto molto carente. Allora, se riuscite a stabilire un record 50